Bene, allora continuiamo il nostro percorso di studio della Torah con la Pashanut, la Pashanut è la cosiddetta esegesi rabbinica. Abbiamo visto le scorse volte qualcosa su Rashi, che è il principale esegeta della Tanakh, di tutta la Bibbia, del Talmud. Stiamo seguendo un po' le ragioni della settimana, però siccome la scorsa settimana abbiamo saltato, vorrei non saltare questa riflessione su legare la Brescia della scorsa settimana, quindi non studiamo la Brescia di questo prossimo Shabbat, ma di alcuni passaggi dello Shabbat precedente. Allora, nel Talmud, nel Trattato di Avodazia, è detto: Tannate bene di Avo, è stato insegnato nella scuola di Eliavo, Sheshe Daravim Shana Ave Aulam. Sono 6.000 anni di dura il mondo, cioè il mondo dura 6.000 anni, che sono così suddivisi: Shenea Lafim Tohu, Shenea Lafim Torah, Shenea Lafim Yemot Mashiach. Sono 2.000 anni di caos, il Tohu Bahu, di cui parla la Genesi. 2.000 anni di Torah e 2.000 anni di giorni messianici, no? Cioè, secondo questo insegnamento talmudico, il mondo dura 6.000 anni, quindi ci siamo, non manca. E come sono suddivisi questi 6.000 anni? La prima parte, i primi 2.000 anni, sono il caos primordiale di cui la Tratissa ci parla, no? Poi c'è stato questo di cui nella creazione dove è stato messo a posto tutto. 2.000 anni, dove hai 2.000 anni di giorni messianici. Da questo noi capiamo, riusciamo anche, che l'epoca messianica per noi ebrei è un'epoca che è dentro la storia, non è un'epoca metastorica, no? Cioè, non è l'apocalisse, non è l'escatologia, no? Semmai quella è piuttosto quello che si chiama l'Amma, il mondo futuro che viene dopo i giorni messianici. Ma in Mashiach fa parte di questi tempi, di cui Maimonide codifica esattamente come si svolgerà. Maimonide ha una visione molto razionalista e i giorni messianici, per cui lui dice: non cambierà niente se non il fatto che il popolo ebraico non sarà più assoggettato politicamente ad altre nazioni, a una sua indipendenza, una sua autonomia giurisdizionale e politica, sarà governata da un giusto che sarà discendente di David, il cosiddetto Melech HaMashiach. La domanda che viene a tutti molto spontanea e genuina, passo dal motivo di questo tipo, e poi che succede? No, anche perché cioè, questo è uno dei passaggi che fa dire a molti studiosi che noi stiamo vivendo i giorni messianici, perché gli ultimi 2.000 anni, cioè dal 4.000 al 6.000, siamo vivendo i giorni messianici, e secondo alcuna opinione. E diciamo, ci sarebbero anche alcuni requisiti di questa epoca messianica
perché in effetti in questi ultimi 2000 anni sono successe cose straordinarie, eccezionali, non ultimo il fatto che la maggior parte del popolo ebraico abbia in ex Israele, e questo è un fatto che nell'economia, nella storia ebraica, è un fatto assolutamente eccezionale, no? Cioè, oggi la demografia ebraica, la maggior parte della popolazione ebraica che abita nel mondo vive in ex Israele, non più negli Stati Uniti, non più in Europa, ma la maggior parte degli ebrei nel mondo è in ex Israele, e questo è un segno premessianico in qualche modo. Il Talmud fa un va un po' in controtendenza a quella che è una domanda che ci viene di mancia. Cioè, noi ci chiediamo quando cosa succede dopo i 7 anni. In tal modo non si pone questa domanda, ma si pone invece un'altra domanda. Qual è la domanda? Questo foglio. In tal modo si chiede in Nema mi manda già la testa. Cioè si chiede da quando iniziano i 2000 anni di Torah. Ok? Questa è una domanda che fa da Google, che non va nel filone della nostra faccia, no? Ma secondo un'altra ottica, e dice da quando iniziano i 2000 anni di Torah, il periodo della Torah, quando inizia? E anche qui spontaneamente ci viene a tutti immediata una risposta, no? Quando iniziano i 2000 anni di Torah? Cioè, voi cosa direste? Yom Aleph, primo giorno della Bereshit. Perché? L'inizio della storia, perdono. Tu dici giustamente, da Matan Torah, cioè il giorno in cui è stata data la Torah, 6 settimane, il giorno di Shavuot, da lì inizia l'epoca della Torah. No? Cioè, la domanda al Sinai, dalla Sinai c'è iniziata una nuova epoca. In tal modo noi rispondere così vedete il passaggio numero 2 all'ultima linea è la Mimeta Nefesh Asher Azubecha, l'inizio del mondo dei 2000 anni di Torah inizia dalla frase che dice e tutte le persone che avevano fatto Acharan. Di cosa sta parlando qui il Talmud? Del verso 5 capitolo 12 di Bereshit, dopo che Dio chiama Abramo e gli dice vattene via verso la terra io ti indicherò, cosa dice Abramo? Vai in casa Abramo e sarai il stoppen zorben archib bet core usham asher hashmu beretan nefesh asher asmu bechayan. Prese Abramo Sara sua moglie, Lot figlio di suo fratello, tutti gli averi che avevano acquisito, guardate qui bene,
e tutte le lezioni che avevano fatto a Haran. Haran è il posto da dove abbiamo parte, dove sta la sua famiglia, ma iniziò e uscirono per andare nella terra di Kenan e giunse nella terra di Kenan. Cosa dice il Targum? Targum Onkelos, Onkelos è il primo tentativo di traduzione del Fabian Maico, che è già in qualche modo un commento, che questo non significa le anime che avevano sottomesso alla Torah, a Haran, era sotto, dice Yirtizan Tafat Kamfea Shekinah, tutte le persone che avevano fatto entrare sotto le ali della Divina Provvidenza, Abraham Mikayetan Hashim Mesera Mikayetan Hashim. Abramo commette gli uomini, Sara commette le donne, umare ale macaduchi lo seum, e questo significa come se avessero fatto queste persone. Un po' di domande. A cosa li convertono? Cioè qui esci sta parlando di due, cioè qui ci ha detto abbiamo con me degli uomini e sarà con me delle donne, anche cosa? Cioè il Dio di chi? Cioè come può che il Talmud che 2000 anni di Torah iniziano per questo passaggio se la Torah ancora non c'è? Cioè da qui al ma tanto là ci saranno ancora 6 generazioni, cioè abbiamo, non c'è, passano, allora non c'è, perché come fa il Talmud a dire qui inizia il periodo della Torah? Quindi prima domanda, a cosa li convertono? A cosa li convertono? Cioè cos'è questo di lui che fanno? Il monoteismo, benissimo, però qui non sta dicendo sci che li stanno convertendo all'ebraismo, all'ebraismo, li stanno convertendo, significa fare un giur, cioè fare un giur non è solo aderire al monoteismo, pure i 7 precetti, no, a chi dice tutte le persone discendenti da Noa che accettano quei requisiti universali di etica comportamentale devono accettare il monoteismo tra i 7 principi. Che cosa fanno di più Abramo e Sara rispetto a prima? Prima domanda su cui non è facile rispondere. Che educano, no? Ok. Seconda domanda, tutte queste persone, tutto questo entourage enorme che Abramo e Sara hanno raccolto attorno a loro, che fine hanno fatto? Cioè allora non ne parla più. Cioè dove sta? Tanto è che quando Dio fa delle promesse ad Abramo di un'eredità, di una discendenza, Abramo dice io sono solo al mondo, Abramo è colui che affronta un progetto tutto da solo, che non ha nessuno, Dio è da solo, lui è da solo, per cui tutte queste persone dove stanno? Tutto questo grande seguito che Abramo e Sara hanno messo insieme. Terza domanda, cosa significa fare una persona? Cioè perché Rashi qui usa questo termine che dice è come se le avessero fatte, perché il testo letteralmente dice Be'etta nefesh asher asu be'chayam, e tutte le persone che avevano fatto a Haran
che significa fare una persona. Leggiamo il terzo passaggio. Amare Ish Lakish, ha detto Ish Lakish, kula me'amet emen chaverot ora'am, male alab akadub keilu asavot, ne'amad betan nefesh asher asuf b'chayam. Ish Lakish, alunno e compagno all'Istituto di Yohanan, dice: chiunque avvicina il proprio prossimo alla Torah è come se lo avesse fatto, perché nella Torah è scritto le anime che hanno fatto a Chayam e non è scritta le quali abbiamo insegnato a Chayam. Questo insegnamento ce lo sta dicendo un rabbino non casuale, chi è Ish Lakish? È stato un brigante. Ish Lakish era il capo di una banda di briganti famosa in tutta Israele, che un giorno invece è in una operazione di brigantaggio nel bosco, sente che arrivano dal lago delle ullana di una persona che chiede aiuto. Corre verso il lago, si tuffa con una grande energia e salva la vita a questa persona che sta affogando, e si rende conto che questa persona che sta affogando è l'abbio Panamane, è il grande rabbino della sua generazione. Anche Ish Lakish è subito riconoscibile, perché in tutta Israele è come se ci fosse il manifesto con It Wanted, perché è un gigante famoso. Quindi Rabbio Hanan vede in faccia Ish Lakish e dice: pensa se tutta questa forza, se tutta questa energia fosse dedicata allo studio della Torah. E Ish Lakish ti mando, ti dice: pensa se una parte della tua bellezza mi fosse destinata. Non è l'uomo più bello di tutte le esistenze. Abbiamo la mi dice: io ho una sorella che è più bella di me, se tu ti convertirai, lascerai il brigantaggio e inizierai a studiare con me, io farò di tutto perché tu sposerai mia sorella. Fanno questo patto e dice: sposa la sorella di mio padre, e diventa il più grande compagno di studi di Rabbi Yochanan. Lascia il brigantaggio, fa teshuva. Addirittura, quando Ish Lakish muore, Rabbi Yochanan non ha più voglia di studiare, non trova più stimolo, non trova più motivazione. Gli portano da tutti i seri più grandi studiosi, più grandi maestri. Come studiava allora Ish Lakish? Non trova più gusto con nessuno, per cui Ish Lakish è colui che probabilmente più di ogni altro ha provato sulla sua pelle che cosa vuol dire quando un maestro ti fa, non è che ti insegna, ti plasma, ti fa ex novo, no? Ti costruisce. Allora, da qui la visione ebraica dell'insegnamento, dell'educazione, dell'istruzione, dell'ammaestramento, non è un concetto nozionistico. Il maestro non è quello che ti dice: pesa, viene, qui mi scivizza, non devi fare questo. Il maestro è un'altra cosa, è colui che ti fa, che ti forma. E in questo senso Rashi sta dicendo che Abramo converte gli uomini
e sai a convertere donne, vuol dire che come la conversione colui che ti aiuta a questo passaggio di identità ti fa ex novo, no? Ti fa in qualche modo un'altra carta di identità. Tu sei un'altra persona, nel momento in cui esci dal Big Bang, tu sei come, dal mondo dice, come un neonato che esce dalle acque amniotiche, sei un'altra creatura, con un altro nome. Abbiamo, non a caso, è parte di tutti gli film, dal momento che Hashem gli ha aggiunto una lettera al suo nome che ha cambiato identità. Non sei più Abraham, sei Abraham. Diversamente da Giacobbe, che anche lui è Israele, gli dice tu da oggi non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele. Però mentre per Abraham, abbiamo tutti da quel momento il divieto di chiamarlo Abraham, ma è Abraham sempre, Israele cambia, diventa Israele, non più Giacobbe, ma porta con sé ancora il suo pezzo di Jacob, vuol dire che Israele, grazie al fatto che riconosce la sua parte debole e zoppa, è rappresentata da Jacob. Ci sono due tipi di, tra virgolette, di conversione delle persone, no? C'è chi cresce e dice io sono un'altra persona, ma sono un'altra persona grazie al fatto che riconosco la mia parte debole, me la porto appresso, sono Israele con identità compiuta in quanto dentro di me porto questa identità mancante, questo mio handicap che è rappresentato da Jacob. Questo è un tipo di cambiamento, no? Come cambiamento psicanalitico, dove tu sei, ti avvicini alla risolutezza se accetti la tua mancanza, se sai gestirti la parte di te che non ti piace. Abramo non è questo, Abramo fa un cambiamento radicale. Abramo, il momento non è più Abramo, diventa Abram, è un'altra persona, quella vecchia non c'è più. Ok? E questo è un po', come dire, il batemecum per un chiura, come è previsto dalla Halakha, cioè il fatto che tu al momento che esci dal libro sei un'altra persona. No, cioè col passato tuo hai rotto, non ce l'hai più, ok? Cioè, questo è il problema del gay, come può condividere il passato di un popolo che lui non ha vissuto? Cioè come può dire Dio dei miei padri, di Abramo, di Isacco, di Germano, guarda che Maimonide si pone, il gay deve dire questa benedizione? Poi alla fine la risposta è sì, perché il paradosso del gay, che è meno passatista di chi nasce il vero, perché non ce l'ha il passato, è tutto il suo egoismo, è tutto proiettato nel futuro piuttosto che nel passato, ma è come se nel momento in cui fa chiudere ricevisce anche il passato del problema. Questo è il grande paradosso di un gay che non ha vissuto la Shoah, che non ha vissuto il Holocaust, che non ha vissuto l'Inquisizione, che non ha vissuto i ghetti. Allora, Abramo è colui che sarà, sono coloro che sono due altre persone, e Ishlakish è colui che in qualche modo speculamente ad Abramo dice io ho provato che cosa significa essere un'altra persona e trovare e conoscere un maestro che ti fa da capo, che ti fa ex novo, cui tu è in un certo modo
un maestro diventa un modello. Ecco, quando il Talmud ci dice una halakha, che detta così ci fa sorridere, no? Se il tuo padre e il tuo maestro sono in prigione, prima hai l'obbligo di scattare il tuo maestro e poi il tuo padre. Cioè, detta così, dice, questa è una follia, no? È una follia per chi vive il maestro come viviamo noi oggi, come un precettore, come... Ma il maestro è un modello talmudico, non è questo il maestro, come dice il Talmud, il padre di volte in questo mondo, il maestro di volte ti fa vivere in questo mondo e ti porta pure nel mondo futuro, cioè nel senso che il maestro ti forma in un certo modo che ti apre degli orizzonti e ti dà una visione che è quello che ti fa rinascere, vuol dire che la formazione, la nascita, la creazione di una persona non è solo un fatto biologico, c'è qualcos'altro. Ecco perché qui l'esegesi di Rashi e quella talmudica mettono in relazione il fare una persona col convertire una persona, cioè sono speculari le due azioni. E ecco perché, come dice il Midrash sotto, non usa il verbo insegnare. Qui non stiamo insegnando, ma tu diventi in qualche modo figlio della persona da cui stai ricevendo la Torah, cioè chi ti passa la Torah ti sta creando, ti sta concependo, ti sta creando ex novo. E su questo abbiamo molti esempi nella Torah di come viene tradotto, pensavo, la parola Toledot, che tendenzialmente significa genealogie, generazioni, discendenze, anche nasce. Vuol dire nasce e soprattutto nasce non solo dal punto di vista biologico, perché allora dice è le Toledot Jacob Yosef, queste sono le discendenze di Giacobbe Giuseppe. Giacobbe ha 12 figli, perché Yosef? Perché il prodotto spirituale, culturale di Jacobbe è soprattutto Yosef, ok? Quindi generare significa fare una persona. Siamo qui? Sì, sì. Che volevi dire, Camino? Per riferimento al cambio del nome, cambio destino. Qual è il tuo pensiero rispetto a quei malati terminali che quando chiedono la brachà da un rabbino gli dice aggiungi un nome? È una giusta osservazione, quando sono le situazioni disperate, una persona sta vivendo una malattia terribile, una malattia irreversibile. L'ultimo tentativo che si fa con il Tosabi e Filot è quella cerimonia che si chiama il Shinui Hashem, il cambiamento del suo nome, che è ancora una volta ed è una cerimonia pubblica, va fatta davanti al Sefer Torah, è una cosa molto solenne, cioè perché il nome deve cambiare l'identità, il destino, la sorte di quella persona. Ma è riconosciuto da tutti? Scusi, e che differenza c'è tra Avram e Abraham? Che Abraham è padre di un popolo, no? Abraham è questa e diventa padre di molti popoli, no? Cioè, è un paradosso perché Abraham diventa un universalista solo nel momento in cui lui si caratterizza di più, nel momento in cui fa la Milah, che è un segno molto particolare e molto specifico,
come dire, non universale, ma una cosa prettamente particolaristica, solo in quel momento lui diventa un vero universalista. Cioè, e questo è un insegnamento che noi ebrei non possiamo diventare universalisti gettandoci in scena, ma più ci identifichiamo con la boccetta d'olio che buttiamo nell'oceano, e più l'olio viene a galla e si vede la diversità dell'olio rispetto all'acqua circonda, e più siamo universalisti, cioè nell'oceano ci puoi buffare, e se riesci a mantenere ti goccia d'olio, che sennò diventi indistinguibile, diventi un'entità assolutamente confusa. Cioè ti perdi nella generalità, per cui vuoi essere universalista devi essere molto particolarista. E la E che acquista Abramo dice a Sci che il valore numerico della Abramo è 243, solo con la E che è 5 diventa 248, che corrisponde alla somma delle membra del corpo umano, cioè diventa completo, perché il Midrash e la Shiloh di Pedra dice solo in quel momento Abramo acquisisce i cinque sensi. Come è possibile che a quel momento Abramo non odora, non ascolta, non gusta, non tocca? Com'è possibile? Vuol dire che da quel momento in cui fa la milà, quindi entra nel mondo della mitzvah, no, perché la milà è all'ottavo giorno, perché l'otto è il 7 più 1, vuol dire il percorso, il ciclo del numero corrispondente alla creazione del mondo fisico e biologico, la natura, la realtà fenomenica. Più uno, cioè l'otto è 7 più 1, cioè la milà è qualcosa che si fa l'ottavo giorno, perché tu stai 7 giorni nel mondo, ti affaccia al mondo dei 3 giorni, l'ottavo giorno entri nel mondo della prima mitzvah, cioè nel mondo della cosiddetta metafisica, tu vai al di là. Allora vuol dire che Abramo in quel momento acquisisce un altro modo di vedere, un altro modo di sentire, un altro modo di tastare, visto fino adesso, ma in un certo modo molto limitato, ha gustato, ha autoreato, no? Poi ci sono tanti modi di usare i sensi. Il momento in cui acquisisce questa E in più, gli si allargano tutti gli orizzonti, ma diventa appunto Abraham di numerosi oggetti. Poi la Hei è anche abbreviazione di Adonai, certo. Ora, se noi prendiamo la pagina successiva, c'è un passo di Rambam, il Rambam nel suo Il Hot, ci siete dove? No, fermo il qua nel dorso della prima pagina. Il Rambam nel suo Il Hot Avodat Kohabim ci spiega che la rivoluzione culturale di Abraham non è roba per pochi eletti. Abraham si porta appresso migliaia e decine di migliaia di persone, e queste sono le persone della casa di Abraham. Questa è la traduzione di questo passaggio di Maimonide. Lot, lo abbiamo detto, è figlio di Aran e dunque nipote di Abram e fratello di Sara. È l'unico familiare di Abram che traghetta con lui il mondo dal caos alla Torah. Lot è dunque il primo discepolo di Abram, tanto che i nostri maestri lo includono tra coloro che facevano le anime. Lot è il primo tre maestri della scuola di Abram.
ed a un certo punto Lot ha una crisi. Probabilmente influenzato negativamente dal viaggio in Egitto, egli decide di staccarsi da Avram. E partì Lot da Kedem e si separarono ognuno dal proprio fratello. Ed in questo Kedem, Oriente, i saggi leggono la radice Kadmon, primordiale. Ossia, si fece di partire se stesso dal colui che ha preceduto il mondo dicendo: non è possibile né con Avram né con il suo. Allora, noi abbiamo letto il Shabbat scorso che a un certo punto Lot, che in qualche modo è il figlio adottivo di Abramo, no? Nel senso il suo nipote e suo cognato, il suo discepolo, a un certo momento i bastoni di Lot, i bastoni di Abramo, bisticciano tutti i giorni, perché mentre i pastori di Abramo stanno molto attenti a non mandare oramai a pascolare nelle terre di Lot, i pastori di Lot abusano del fatto che sono prossimi ad Abramo e li mandano a pascolare, facendo questo ragionamento. Abramo non ha nessun erede, per cui lascerà un giorno tutto a Lot, per cui questo campo di Abramo è anche nostro, cioè anticipano in qualche modo una pretesa di diritto ereditario. C'è una vita tutti i giorni, la Bracci dice che Abramo e Lot cosa dicono? Io e te siamo talmente buoni apporti, non possiamo permetterci di litigare, per cui dividiamoci. Se tu vai a destra io vado a sinistra, se tu vai a sinistra io vado a destra. Lot però fa una scelta molto precisa, anziché dire tu sei il mio maestro, io qualsiasi cosa tu decidi, qualsiasi cosa tu vorrei fare, io voglio restare con te, perché se tu mi stai facendo, formando, no? Lot coglie questa opportunità al volo. La Torah ci dice che vede la terra di Sodoma, che è molto ricca e molto fertile, e dice: ok, scelgo e vado lì. E Sodoma è una metafora di malvagità e soprattutto è una malvagità legata ai soldi, al consumismo, alla mancanza completa di un'etica comportamentale e rispetto per il prossimo. Allora io ritorno al caos. Ciò nonostante, la Torah a quel punto ci parla di una prima guerra mondiale tra delle potenze, che sono le potenze che volevano riportare il mondo al caos, altre che invece vogliono lanciare la scommessa della torre di Babele, che abbiamo studiato due volte fa, che è la società cosiddetta totalitaria, dove c'è un capo menticistica. E in questa guerra viene fatto prigioniero Lot, perché probabilmente sanno che è un monoteista, sanno che il nipote di Abramo lo catturano, soprattutto il capo della torre di Babele, che è Nimrod, cattura e fa prigioniero Abramo. Abramo a un certo punto, solentemente, per tutto questo entourage, gli dice: dobbiamo andare a liberare, fa la guerra, vince sul nemico e libera Lot. Okay? Ci sono qui due atteggiamenti singolari. Abramo, nonostante è la persona che oggi diremo più si adopera per avvicinare a gente, i cosiddetti lontani, quando Lot dice me ne vado, non insiste più di tanto, vuol dire che c'è un limite, no? Che non puoi portare per forza un lontano dentro se non vuoi venire dentro. Cioè, a un certo punto c'è un limite, dice: vuoi andare e vattene. Però nel contempo, quando Lot viene fatto prigioniero, Abramo fa di tutto per liberarlo,
e dobbiamo capire il motivo. Allora qui c'è un passo talmudico molto difficile, leggo in ebraico. Amare a via Lazare. Dove? Passo 5, educazione di Silvio, sotto in mezzo il testo. Ha detto Rabbi Abba, per quale motivo Nehinash è stato punito Abraham, il nostro padre, Benisha, Benum, Manam e Mizraim, Madari, Mese, Shanim, e i suoi figli sono stati assoggettati in Egitto 210 anni. Sappiamo che la schiavitù propria è durata 210 anni e non quanto il 130 come allora annuncia. Questa domanda del Talmud presuppone che questo esilio è la punizione per una qualche colpa che Abramo avrebbe commesso. Il Talmud scandaglia il testo della Torah e ci dà tre risposte. La prima è mi bene shasa angalia betalmidecha, perché ha fatto angalia, è una parola greca da cui viene la parola angelia, perché ha oppresso, ha fatto una oppressione negli studiosi della Torah, perché ha detto bayarek erhanichaum, che significa ha armato i suoi hanichim, allievi. Guardate, sottolineato. Ora, noi ebrei siamo fissati con l'educazione, la parola educazione, chinuch. Tutta la Bibbia non compare mai. Grande paradosso. Cioè, siamo a parlare di educazione ebraica, eppure non c'è, no, c'è solo il libro dei Proverbi che dice Hanoch lanaer pidako, educa il fanciullo secondo la sua inclinazione. Poi però ci sono nella Bibbia delle parole indizio che hanno una radice che richiama la parola chinuch, educazione. Una è questa che è stato nei movimenti giovanili, che si chiama Madeich, che si chiama Hanich. Madeich, una guida, un Hanich, cambio, no? La parola appunto chinuch. Abbiamo a tanti discepoli, quelli che abbiamo visto, cosa abbiamo? Qui fuori c'è uno che stanno maltrattando, è stato fatto prigioniero. Chiudiamo i libri e andiamo a liberarlo. Secondo i maestri del Talmud, questo sarebbe un atto di angelia, ha fatto oppressione sui Talmidei, ma il motivo è giusto di andare a liberare un innocente, cioè, come dire, quello che chiamiamo il pikuach nefesh, la salvezza di un'anima, per cui bisogna anche trasgredire lo Shabbat, come può appunto predicare Abramo per questo. C'è una disputa da due maestri, Shemuel dice perché la parola vayarek almai significa svuotare qualche cosa, infatti in ebraico la parola rek, che significa rek in ebraico, vuoto, vuoto. Allora, come si svuota un bicchiere? Allora, io qui ho dell'acqua, guardate questo gesto, io per riempire questo bicchiere vuoto di acqua devo svuotare questo bicchiere, questo è vuoto. Allora, perché qui questo gesto di armare i discepoli è collegato a questo concetto? Perché Abramo, per riempire un bicchiere,
cioè pensa al prigioniero innocente, ha svuotato i suoi discepoli della Torah che stava insegnando, cioè ha fatto un gesto di come di deviazione di energie che erano canalizzate verso una certa testimonianza, no? Come se noi adesso stiamo studiando e stiamo capitalizzando la nostra energia, il nostro tempo, il nostro interesse, la nostra spiritualità su un testo di Torah, e a un certo punto mi dico a tutti: andiamo tutti insieme a fare la mitzvah del Bikur Cholim, a visitare tutti i malati che ci sono qui dentro. Causa giustissima, altissima, sacrosanta, ma io sto fuorviando la pressione, cioè sto in qualche modo abusando del mio ruolo per farmi fare una cosa diversa, anche se quella cosa diversa è giusta. Questo tema nell'educazione è fondamentale, perché un precettore, un insegnante, un formatore che fuorvia la pressione e le energie, no? E dire: io devo insegnare Shakespeare ai miei discepoli, e invece di insegnare Shakespeare mi metto a parlare di politica, bravissimo il professore, fa pensare ai suoi discepoli, ma tu devi insegnare Shakespeare, per cui tu stai fuorviando la pressione. Attenzione, perché queste due parole sono una delle basi della conflittualità fortissima tra il pensiero dei Haredim e il pensiero dei sionisti e dei giudici. Perché il pensiero dei Haredim non va giudicato con frettolosità ideologica. Un mare di riflessione sotto quel pensiero. Ti dicono: la nostra testimonianza di difesa del popolo di Israele è lo studio della Torah. Noi siamo testimoni di questo. Questa è la nostra battaglia in tutti i secoli. Lo abbiamo fatto sotto gli ottomani, sotto i romani, sotto i persiani, sotto i nazisti, e lo facciamo anche sotto gli armi. I sionisti religiosi, anche per difendere Eretz Israele e il popolo di Israele, bisogna chiudere i libri per Meromana e andare a difendere con le armi il popolo di Israele. È una mitzvah, ok? È tutto qui, abbiamo. Doveva chiudere i libri di cui voi stanno uscendo la menzione, non possiamo permetterci di studiare, dobbiamo andare a salvare questo qui, o doveva dire, o doveva aspettare l'ordine di Nino che diceva: vai a difendere Lotte e portalo a casa. E un'altra cosa, i maestri in organo su questo atto solerte di Abramo: il fatto che Abramo ha un interesse personale, Lotte è suo nipote, Lotte è suo cognato, per cui anche nel gesto più pulito, più puro, più giustificato che esiste, lui ha una piccola questione personale che potrebbe in qualche modo inficiare questo atto di contatto. Il Talmud come va a scandagliare ogni, cioè sappiamo in cerumina massima l'armonica che a Kadosh Baruch Hu esamina le persone giuste come un capello, cioè più tu sei giusto, più a Kadosh Baruch Hu ti esamina in modo molto scrupoloso. Allora, come finisce questo passaggio del Talmud? Che secondo me questo vaiare significa che li ha svuotati. Secondo un altro, questo vaiare che viene da Ik, che invece cosa significa? Svuotare.
oggi in Israele è usato come sputai, nel senso travasai, no, io travasai, sono arrivato fuori tutti gli anni questi tempi, ieri si è scritto l'olaic, è splendido, che nella nostra medina troviamo le stesse radici che troviamo nella Torah, cioè in arte, è tutto qua, cioè altro che Israele, uno stato laico staccato dalla Torah, è inscindibile. L'olaic, non sputate. Secondo un altro maestro, Abramo non ha tolto, ma ha sputato, nel senso buono, cioè ha solo ha travasato dell'energia, delle risorse a dei discepoli, gli ha detto guardate che studiato ha, non è solo stato qui sui libri, ma andare a salvare un prigioniero innocente. Usa il termine qui, i frizz. Anche questo, no, questa è un'altra cosa, anche questa è la c'è una tesi che appunto è discutibile, che probabilmente tutto quell'entourage che seguiva Abramo e che non si sa che ha fatto perché ha sfida di una Torah applicata, di una Torah non solo intellettuale, non solo il mondo spirituale intellettuale che abbiamo, ma quando abbiamo detto guardate che la Torah è pure da fare la guerra e andare a salvare un prigioniero innocente, e questa gente a questa Torah non ha detto, se ne è tornata a casa. Quindi c'è questa dispersione di tutto scrittore a Abramo, che fino a perché la Torah non ne parla più tanto, è che guardate le ultime tre linee, Shemona Saru Shosh Beot, cioè la Torah ci dice che Abramo avrebbe portato 318 discepoli. Amai Rabbi Abimba e Rabba, ha detto Rabbi Abimba e Rabba, e Eliezer che neget kulam. Eliezer è in corrispondenza di tutti questi 318, i cadeame, Eliezer, ude ulbeneachiave. Perché Abramo sarebbe andato a fare questa guerra solo con Eliezer? Perché? Perché il Talmud ci dice in verità, essendo il valore numerico della parola Eliezer, che noi prendiamo tutte le lettere di Eliezer, sommiamo, fanno 318, noi il Talmud arriva a dire non c'erano 318 soldati, il soldato non abbiamo, è solo uno, è il suo discepolo che lui ha chiamato a seguirlo, no? Cioè il suo uomo di fiducia, Eliezer, vuol dire che per una guerra di educazione tra virgolette, questa è la guerra dell'educazione, cui Abramo va a salvare Lot, non serve un esercito numeroso, basta un maestro e un discepolo, lo stesso modo con cui Mosè vince Amalek, come non vince Amalek, con il rapporto saldo tra lui e Yeshua, quando c'è un rapporto coeso, forte, una catena tra un maestro e un discepolo, tra un padre e un figlio, questo basta per vincere una guerra di educazione. Ma per quale motivo Abramo vuole salvare la volta a tutti i costi? Oggi in fondo lo ha tradito, gli ha voltato la faccia, ha scelto il materialismo rispetto a un altro percorso che lui ha indicato. Perché?
perché Lot c'è la scintilla messianica. Lot, come? Hai finito Lot. Sappiamo che quando viene distrutta Sodoma, Lot scappa e le due figlie di Lot, pensando che il mondo è finito perché sta un altro diluvio, non c'è più nessuno nella terra, fanno bene di appare, subito che ci finiscono con lui, e da Lot nasce Ruth. Da Lot e la figlia nascono da un'unione Moab, che è il popolo da cui nasce Ruth, e dall'altro accoppiamento nasce Ammon. Di cui l'altro, a un certo punto, parlando, uscite l'accoglienza di altri popoli, il popolo ebraico dice: tutti possono far parte del popolo ebraico, anche gli egiziani, anche gli idumei. Dopo tre generazioni, Ammon e Moab mai, non devi avere nulla che fare con loro per sempre, perché non sono venuti incontro a te col pane e l'acqua quando uscivi dall'Egitto. Per chi avrebbero dovuto portare questo pane e quest'acqua, per tutto quello che ha fatto Abramo per Lot, avrebbero dovuto avere la riconoscenza nei confronti dei discendenti di Abramo. C'è la Torah qui ci sta dicendo che chi nel suo DNA non ha dei valori etici, che sono i valori di Abramo, della giustizia, dell'etica, dell'accoglienza, dell'ospitalità, non può entrare in un mondo di Torah, non c'è nel suo DNA la Torah, può studiare tutta la Torah che vuole, ma se non c'è questi requisiti di base, allora qual è il paradosso? Che nonostante Moab è il popolo più distante concettualmente, culturalmente, eticamente, dal popolo di Moab viene Ruth, che è un altro esempio di Reish Lakish, di una persona che entra incondizionatamente, perché Ruth il suo io non lo fa facendo l'esame, il colloquio, il test come si fa oggi, il bagno, niente di tutto questo. Ruth dice tre parole a una suocera e dice: torna a casa tua, perché io non ho niente da offrirti, soldi, casa, ma figli, i nipoti per maritarti, non ho nulla. E Ruth dice: dovunque tu andrai, io, la tua terra è la mia terra, il tuo Dio è il mio Dio. Tre parole è il paradigma del Dio. Cioè, vedete, tra il popolo e tra qui i maestri dicono: non esiste persona più vicina di una persona lontana che si avvicina. Cioè, dal popolo più lontano viene a noi la persona diretta qui, la parola Ruth è la contrazione di Ruth, che vuol dire amicizia, vicinanza. E non esiste persona più lontana di una persona vicina che sia lontana. Una persona che ci è vicina e ci ha fatto uno sgarbo, è finita per sempre, diventa una persona, questa Esaù, che è il nostro fratello gemello. È la persona che dal popolo più lontano diventa la persona più vicina, sconvolge. Ok? Quindi da Lot nasce Ruth, nasce la scintilla messianica di Abramo. Non può permettere che Lot resti imprigionato. Ok? Magari a casa mi leggete questo passo in italiano, che
domande dopo, perché sennò per ora passaggio numero 8, noi abbiamo questo tempo, cominciamo il verbo, qual è il tanto Rashim, una sua straordinaria lettura, commenta il termine Anupav alunni, scritto qui in forma difettiva, dicendo che Avram in effetti porta con sé solo Eliezer. Ed Eliezer non è solo uno degli alunni di Avram, Eliezer è notoriamente il figlio di Nimrod. Nimrod vuole conquistare il figlio acquisito di Avram quando Avram già ha conquistato il suo figlio naturale. Qui Ashimi ci sta dando questa immagine di una forza incredibile, no? Di quanto, come ci ha detto all'inizio di questi passaggi, cioè nei rapporti di Torah tutti i legami di sangue biologici saltano tutti. Cioè il rapporto filiale di tipo culturale, di tipo formativo, di tipo toraico, va molto al di là dei rapporti biologici. Qui abbiamo Nimrod che cattura Lot, il primo discepolo di Abramo, vuole spezzare questa prima scuola che Abramo ha formato, quando questa storia ci sta dicendo che Abramo ha acquisito a sé Eliezer, che è il figlio naturale di Nimrod, cioè Eliezer, che è il figlio naturale del suo peggior nemico, è quello che l'ha messo nella fornace ardente, perché non accetta il suo governo totalitario tra la torre di Babele. Il figlio se n'è andato da Abramo, capite il paradosso, per cui vuol dire che qui i legami di sangue saltano tutti completamente. Allora vediamo che vuol dire quando una persona vicina il prossimo la trae come se lo avesse fatto, generato lui. Leggiamo in italiano il passaggio dopo della Chatam Sofer. Ma Avram nostro padre, sì, sia la pace con lui, veramente non è arrivato a questo livello di profezia, perché non aveva tempo di isolarsi nei suoi pensieri e di legare il suo pensiero a questi livelli di profezia, perché era sempre occupato dall'insegnamento dei suoi alunni e la sua mente era mischiata con quella delle creature per portarle sotto le ali della presenza divina. Vado avanti? Sì. Hanoch era grande, grandissimo, era talmente attaccato al Signore che si è staccato dalla materialità ed è divenuto un angelo del servizio divino ed ha mandato la sua generazione incontro al diluvio. Se Abraham si fosse isolato in meditazione avrebbe avuto un altro Hanoch e forse è ancora pieno il modo di eremite e santoni principi di spiritualità, ma non è questo che vuole Dio. Avram rinuncia ad essere un profeta e sceglie di essere un educatore. Come premio gli verrà data anche la profezia. Avram è colui che quando il Dio va da lui per parlargli e donargli la guarigione gli risponde: scusa un attimo che prima ho degli ospiti da rifocillare. È da colui che rinuncia alla propria grandezza spirituale per avvicinare il prossimo al Signore che scaturisce l'epoca della Torah. Cioè per cui la Torah, l'epoca della Torah non inizia dal momento in cui giuridicamente, statutariamente viene data la Costituzione, ma l'epoca dei Durani iniziano dal momento in cui c'è un comportamento, un esempio empirico e esperienziale del primo educatore della storia ebraica, che ti dice: portare una persona alla Torah significa formarla, significa farla, significa, perché Giosuè è il vero discepolo di Mosè, no? Ci sono tanti
successori petto più forti, più valorosi, più intelligenti, cosa dice l'adorato? Sua lo chiama sempre un fanciullo, anche quando è adulto. Giosuè è sempre un adolescente, come dire, chi studia, chi si interroga, chi vuole imparare è sempre un adolescente, non diventa mai vecchio. E allora dice Giosuè: non si distanzia mai dalla tenda di Mosè. Che vuol dire questa immagine? Vuol dire che Giosuè è quello che sta appiccicato al suo maestro, vede come dorme, come usa la forchetta per mangiare, come si allaccia le scarpe, come parla con la gente. Questa è una scuola attuale, no? Cioè, dove il maestro è un modello di vita. Allora, se andiamo a vedere le altre due volte in cui la Torah ci parla di questa radice, di questo indizio del chinuch, educazione, non facciamo il tempo a far tutto. La prima volta si vede il passaggio numero 11. Ce l'abbiamo per questo Hanoch, che è l'unico della generazione post-diluvio, prima del diluvio, che si comporta correttamente e che muore prima duramente. È scritto che il Signore lo aveva preso anzitempo. Allora qui abbiamo, ce lo dice Rashid, che Hashem se lo prende per preservarlo dalla malvagità. Allora, qui abbiamo un indizio, cos'è l'educazione? Se il passaggio di Abramo abbiamo detto che l'educazione significa fare molta attenzione a non fuorviare la pressione, no? Ma a seguire quel capitale di testimonianza, a non dirottare. Qui Hanoch ha l'idea di Chinuch, significa preservare una persona, proteggerla dalla malvagità. Poi abbiamo un altro indizio, che è la parola Hanukkah, che è l'inaugurazione del tabernacolo, che vuol dire inaugurare. Quando gli ebrei inaugurano il tempio e tolgono gli idoli, che cosa fanno? Rimettono il candelabro al suo esercizio, alla sua funzionalità. Vuol dire che l'educazione significa dedicare quell'oggetto alla sua funzione, e questo vale anche per le persone. Cioè, se tu sei dedicato a fare il pittore, io non posso metterti a fare l'ingegnere, perché tu sei un pittore, per cui devo dedicare le tue energie, le tue funzionalità a quello scopo. Cioè, a fare un cambio in tempio vuol dire: questo posto è un tempio, lo dedico a questo. E questo ha a che fare con l'educazione. E vediamo l'ultimo passaggio che ci dice Ashiri, è il nostro passaggio, e a noi i suoi canichi. Pagliai e Khaniahad. Dov'è? L'ultimo passaggio. Ze Eliezer. Questo è Eliezer. Che Khaniahad ha mitzvot. Che l'ha indicato alle mitzvot. Tra l'altro, le mitzvot. Di questo pezzo. Sì. Vuol dire che secondo il Midrash Abramo già faceva tutte le mitzvot, vuol dire che c'è una Torah, come dire, intrauterina, vuol dire che c'è una Torah che va al di là del Monte Sinai, i nostri patriarchi già osservano. Quindi li educa le mitzvot e una shona halat che mi sa da un po' che gli dice un manut che ua tila modba. Che vuol dire Shua, diciamo, ma vuol dire che educare significa avviare, l'educazione è un avviamento,
di una reazione, di uno strumento nell'arte in cui lui in futuro starà. Alla dice dalle parole di Racine esce che il chinuch, l'educazione dei bambini, non può essere chiamato chinuch fin tanto che questi bambini non restano nel tempo, nel percorso di questo chinuch. Per cui spiega questo commento Racine, che se una persona insegna Torah al suo figlio nell'infanzia non si preoccupa di proseguire questo insegnamento anche quando cresce, questo non può chiamarsi che chinuch è un ambiamento verso un'arte, verso un lavoro, verso una funzione verso la quale tu devi far restare questa persona, no? In prospettiva, cioè lotta e messia, abbiamo lo vede alla lunga. Leggiamo questo finale. Radice chinuch va ben oltre l'insegnamento. Chinuch è educazione nel senso di iniziazione. Chinuch è inaugurare. Nelle parole di Rashi, chinuch inizia una persona negli strumenti che gli serviranno in futuro. Chinuch è come asia, fare. Una casa si inaugura solo dopo averla costruita e rifinita. La si inaugura quando si è pronti a riempirla di contenuti. Ma chinuch come iniziazione, cioè noi attacchiamo, Giugio, non è vero, qui andiamo da notaio e facciamo un atto di acquisto, ma a Harankata Bait, l'inaugurazione della casa, la facciamo quando abbiamo messo un tavolo, un letto, quando riempiamo il contenitore di qualche contenuto. Ma chinuch come iniziazione è un'istruzione strettamente legata alla pratica. E prendere i propri alunni e portarli alla prima guerra mondiale per far capire loro che nella lotta tra il bene e il male non si deve avere paura di prendere l'arma in mano per redimere il proprio fratello. Bene. Bene. Scusi. Secondo lei la frase di Nietzsche ama più lontano e non più vicino a qualcosa da fare con i radici biblici? Ma se va a salvare Lot, colui che salva la vita umana è come se salvasse il mondo intero. Quindi non vedo in che cosa sbaglia Abramo. C'è scritto che anche chi fa studiare molte persone dorate, che avvicina tanta gente a dorare, salva il mondo intero. Cioè qui la bellezza dello studio del Talmud è che il Talmud non ci offre mai, ecco, non è un test ideologico, no? Cioè il Talmud ti lascia sempre due o tre opinioni. Tanto è che in questo contesto, anche nell'attualità, cioè dire io difendo Israele così, io difendo il popolo ebraico in un altro modo, c'è spazio. Noi dando dei giudizi, no, ognuno poi troverà la propria collocazione in una dimensione, no? Cioè noi ci piace l'ebreo che difende lo Stato, il popolo ebraico. C'è anche però l'altro, non possiamo dire quello come di acqua, perché c'è quella di convenzione che per studiare Torah si sono fatte uccidere da tutte le dominazioni che ci sono state. Poi è ovvio che c'è chi abusa e chi si approfitta di questo, ma il pensiero haredì originale autentico dice noi la nostra testimonianza è studiare Torah. Cioè per cui ci facciamo stampare la farfa, così fa questo.